Riscatto è la parola chiave per una Torrese che vuole rialzarsi dopo la pesante sconfitta nel derby contro il Castelnuovo. Al Comunale la squadra di Cristofari ospita una Virtus Cupello reduce invece dalla bella vittoria nell'altro derby, quello teatino, contro la Provasto e netta crescita rispetto all'avvio di stagione in salita. I giallorossi schierano l'11 tipo con Mendez terminale offensivo, al completo anche rossoblù con squadrone pronto a far coppia in avanti con un ispirato Stivaletti. Pronti via, al secondo minuto ci prova subito Mendez dalla sinistra, tiro che scalda i guantoni di Di Cencio. Dopo un primo quarto d'ora di studio ancora la Torrese a rendersi pericolosa al 25esimo, uscita a vuoto di Di Cencio su calcio d'angolo di Federico di testa non trova il tap-in vincente. Al 26esimo ancora giallorossi oggi in maglia bianca in attacco, ma il diagonale di Pietro Paolo viene deviato con le unghie da Di Cencio in angolo. Sul corner successivo ancora super risposta del portiere Cupellese sul colpo di testa di Sciarretta. Primo tempo tutto di marca Torrese, al 41esimo Mendez si gira in un fazzoletto e calcia, ancora Di Cencio reattivo. Al 45esimo proteste vibranti dei padroni di casa per un contatto in area della Virtus Cupello, ma per l'arbitro Ciannarella si può proseguire. Con le immagini di Maurizio Valeriani passiamo alla ripresa. Al decimo Romanucci, già ammonito, commette un'ingenuità vicino alla bandierina e si prende il secondo giallo e il conseguente rosso, lasciando i padroni di casa in 10 uomini. Ne approfittano subito gli ospiti che sulla punizione seguente trovano il vantaggio con un Eurogol di Troiano, parabola che si infila nel set e supera bomba per l'1-0 Cupellese. I teatini sfiorano subito dopo il vantaggio al 14esimo, errore in uscita dei centrali della Torrese, si lancia in campo aperto Stivaletta che a tu per tu con bomba centra il palo. Prova a reagire la Torrese, al 15esimo proteste per una trattenuta su Mendes, al 25esimo per un contrasto tra Pietro Paolo e Minchillo. In entrambi i casi l'arbitro lascia giocare. Al 31esimo la squadra di Cristofari acciuffa il pareggio. Grande cavalcata di Pietro Paolo che serve al centro Mendez che di testa non perdona Di Cencio, firma l'1-1. La bella reazione giallorossa potrebbe però essere compromessa al 37esimo. Intervento ruvido di Pietro Paolo su Zaccardi. Il direttore di gara salva l'esterno della Torrese mostrandogli solo il giallo. Proteste del Cupello che chiedeva invece il rosso diretto. La Virtus non si arrende e prova a sfruttare l'uomo in più. Al 43esimo Stivaletta conclude alto, al 46esimo bomba devia in corner. Quando la partita sembrava avviarsi verso il pareggio, al 49esimo sugli sviluppi di calcio d'angolo, arriva invece la zampata vincente di Irace che fa esplodere di gioia il rossoblù. È l'ultima emozione del match, all'ultimo respiro la Virtus Cupello si prende i 3 punti e la prima vittoria esterna in stagione, rilanciando così le proprie ambizioni di classifica. Mastica amaro invece la Torrese alla seconda sconfitta consecutiva e che domenica sarà impegnata nella difficile trasferta del Fadini contro il Giulianova.